del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace a questa casa e ai suoi abitanti. Preghiamo insieme, diciamo, resta con noi, Signore. Resta con noi, Signore. Signore Gesù Cristo, che insieme con Maria e Giuseppe hai santificato la vita domestica, vieni ad abitare con noi in questa casa, perché ti sentiamo ospite e ti veneriamo, Signore. Resta con noi, Signore. Tu che sei il fondamento sul quale ogni costruzione cresce come Tempio Santo, concedi agli abitanti di questa casa di formare una dimora di pace nel tuo spirito. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Tu che hai insegnato ai tuoi discepoli a edificare la casa sulla roccia, fa che questa famiglia, aderendo alla tua parola, superi ogni discordia e ti serva con tutto il cuore. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Tu che hai accettato in povertà e letizia l'ospitalità degli amici, fa che quanti sono in cerca di una abitazione trovino, anche con il nostro aiuto, una casa degna di questo nome. Preghiamo. Resta con noi, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Assisti e benedici, Signore, i tuoi figli che oggi inaugurano questa casa. Fa che quando sono fra le sue mura trovino in te il loro rifugio, quando escono il loro compagno, quando rientrano il loro ospite ed amico, e al termine dei loro giorni siano accolti nella dimora che tu stesso prepari nella casa del Padre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria, ci benedica e ci protegga il Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.